Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo reaction video sul nostro canale Where Is Your Eyes. Stiamo per guardare l'episodio numero 7 della terza stagione, seconda parte dell'Attacco dei Giganti. Ciao mamma. Ciao e ciao a tutti. Vi ricordo come sempre, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella delle notifiche, seguiteci sui nostri social media e condividete questo video con tutti i vostri amici che amano Shingeki no Kyojin. Qui siamo alla settima puntata, speriamo che qualcosa venga fuori. E quindi guardiamola tutti insieme. Piange anche. Sasha, che brutta ferita. Ma com'è successo? Per fortuna sei di nuovo qui. Allora sei sveglio. Capitano, mi racconti cosa è successo? Ricordo di Bertolt che si trasformava. Ma come stanno gli altri? Non ricordi cosa è successo dopo la sua trasformazione? Raccontagli tutto tu. Allora, adesso è tutto chiaro. Del corpo di ricerca siamo rimasti solamente in noi. Nessuna. Mi state dicendo che quindi la breccia di Shiganshina è stata richiusa alla fine. Che Reiner, il gigante bestia, e il loro compagno sono scappati. E che Bertolt è stato catturato. E poi voi avete scelto a chi fare l'iniezione. E le uniche opzioni eravamo io e il comandante Hermi. Sono diventato un gigante e ho mangiato Bertolt. No. Ti viene vomitare. Non vomitare. Sei come il tuo amico adesso. Come mai avete scelto me alla fine? Capitano, perché avete fatto a me l'iniezione? Avanti, spiegagli perché l'abbiamo fatta a lui. I tuoi due amici non erano d'accordo sul fatto che fosse la scelta giusta. Si sono opposti a me, impugnando le loro spade. Ovviamente verrete puniti per le vostre violazioni, ma credete che questo vi assolva dal vostro comportamento? Devo ammettere che alla fine sono stato io a scegliere. O meglio, per ragioni personali, ho deciso che Erwin sarebbe morto qui. Ora che lui non è più insieme a noi, come faremo ad andare avanti? Ma devo dirti che è stato lo stesso Erwin ad affidare la siringa a Levi. E lui ha scelto di fare l'iniezione a te. Non c'è altro da aggiungere. Ti è stata affidata la vita di Erwin e il potere dei giganti. Non importa cosa diranno gli altri. Dovrai sostituire il comandante Erwin. Questo è impensabile. Tu non potrai mai sostituire il comandante Erwin. Che è innegabile che tu abbia una forza particolare che nessun altro possiede. Io non credo che avrò rimpianti, però non far rimpiangere questa scelta a loro due. Non rompete. Sasha sa drammatizzare ogni situazione. Sì, ma per fortuna. Non possiamo far altro che rassegnarci e stringere i denti. Eh sì, perché adesso tocca a lei, ti ricordi? Eh sì. Vediamo cos'è rimasto, perché mi ricordo che la mamma era rimasta schiacciata. Ma tanto è la cantina, quindi si sì, appunto, è sotto. Che ricordi. Una scarpa. Papà, quando mi lascerai scendere in cantina?
L'abbiamo trovata. Ecco. Qui sotto. C'è la scala della cantina. Non vedo l'ora di vedere cosa c'è sotto. Le scale. Non mi dirà che non si apre. Cavolo. Grazie, Levi. Allora? Questo sembra quasi un laboratorio. Sì, mio padre era un medico. Si chiudeva in questa stanza per miscelare i medicinali. All'apparenza sembra che in questa stanza non ci sia niente di sospetto e fuori luogo. È appunto. Beh. Mi ricordo. Ho trovato la toppa di una chiave. Oh, ma guardate. Ecco. Si è aperto. Vediamo cosa c'è. Beh. Ma è vuoto. C'è un doppio fondo. Ah, ecco. Oh. Vediamo cosa sono. Lorenza, tre libri. Non ho idea di cosa mio padre volesse farmi vedere. Qualcuno vuole che accettiamo il fatto che non ci sia più nessuno all'esterno delle cura. Queste sono le intenzioni del governo monarchico che pubblica questi libri. Stai solamente cercando il pelo dell'uovo. Ehi. L'unica cosa da fare è scusarti direttamente con lui. Scusatemi, il campo di ricerca ha appena fatto ritorno. Il Bulmaria è stato riconquistato. Ti ricordi il figlio? Sì, 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 sì. Eccoli i tre libri. Questo quindi è un ritratto. Fammi vedere. Non è un dipinto, si tratta di un processo che imprime la luce riflessa di un soggetto su una carta speciale. Ah. Si chiama foto. Io provengo dall'esterno delle mura dove le persone trascorrono vite agiate. L'umanità non si è affatto estinta. Prego che la persona che otterrà questi libri sia un nostro compatriota. Aspettami, fratello! Fermatevi un po', voi due. Quante volte vi ho detto di non dimenticare la fascia al braccio? Grisha, non dovete uscire dalle mura per nessun motivo. Dai, aspetta. Quando mi chiesi da dove poter cominciare il mio racconto, mi ritornò in mente quel giorno. Che meraviglia! Ho deciso, Grisha, un giorno voglio essere ricca per salire su un dirigibile come quello. Ma che cosa dici? Noi non potremo mai diventare ricchi, lo sai? Chissà com'è vedere il mondo dall'assù. Va fuori del maestro. Mi ha detto che l'attacco del dirigibile è proprio qui vicino. Andiamo a vedere. Cosa? Ma la mamma ci ha fatto promettere di non uscire dalle mura. Non preoccuparti, non se ne accorgerà neanche. Ritorniamo subito. Fermatevi! Esattamente quel giorno della mia gioventù, io scoprì la verità su questo mondo. Siamo andati in cantina. Ecco. Pensa che molte persone sono rimaste deluse perché dicevano: cavolo, questa cantina è stata portata avanti per 3 stagioni, sì. E poi arriviamo sotto dei libri. Ma prima sembrava niente, ma poi 3 libri, ma
Siamo solo alla prima pagina del primo libro, chissà cosa nasconde poi, perché nei libri tu puoi trovare tante, tante verità, per conto mio. Una domanda, chi c'è in quella foto? In quella foto... Hai visto che ci sono tre persone? Tre persone. Bene, uno chi sarà mai? Eren. Vabbè, supponiamo, l'altro? L'altro. No, aspetta, c'erano tre persone. Sì, nella foto che hai visto, no? Sì, Eren. Sì. Mikasa. E Armin. Ma non... Il terzo. E sia Armin. Non lo so. Ma... Cioè, in quella foto, hai visto la sì. foto... Dietro c'è Grisha che scrive. È Grisha che scrive. Ma... E dice sostanzialmente questa è una foto. Questa è una foto. Che loro non sapevano neanche cosa. Eh no, perché ha detto si chiama foto questa si cosa. Foto. Cioè c'era proprio scritta tutta la descrizione sì. di cos'è una foto. Di cos'è. Quindi... E Grisha ha fotografato tre persone allora. Te lo sto chiedendo, secondo uno te è cosa Armin. È? Uno può essere Mikasa. Adesso non mi ricordo se erano due femmine o un maschio, perché la terza poteva essere la mamma. Mi è sfuggito il particolare se erano due femmine o un maschio. Comunque va bene, ma tanto la rivedrai ecco. più avanti. Comunque si è spiegato che è una foto, subito devono capire che, dato che Grisha ha visto fuori dalle mura cosa c'era nel racconto che ha appena fatto, vuol dire che fuori c'è tutto un altro mondo. Non è che non c'è nessuno. Ah beh, se lui è venuto da fuori direi certo, no, insomma. Certo. E l'ultima cosa che abbiamo visto è che Grisha, quando era bambino, esce da delle mura. E aveva una sorellina. Ma quali sono quelle mura però? Scusa, ma c'erano delle porte e c'erano delle guardie alle porte. E sembrava che fosse facile accordare a certa gente uscire ed entrare e rientrare. Ah, ok. A me ha fatto questa impressione. Ma poi hai visto che hanno anche una fascia. Una fascia, perché dovevano mettersi una fascia? Te lo chiedo io. Secondo te qual è la tua teoria? Scusa, mi ha fatto una brutta impressione perché mi sembravano tempo di ebrei che dovevano avere una fascia, un distintivo. Va bene, anche questo lo appureremo solo vivendo, però intanto noi vi aspettiamo settimana prossima con l'episodio numero 8, rimanete con noi questi ultimi tre episodi perché poi dopo insomma lei ritornerà con la quarta stagione. Salutiamo! Ciao ciao a tutti!